metti anche tu la veste bianca e schio di luce al tuo cuore. Tu sei la luce manca, ove tu sei nasce l'amor. La città largo e la 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 tutti a raparlo, il teatro e la vita non son la stessa cosa, non son la stessa cosa. E se lassù pagliaccio sorprende e la sua sposa col bel galante in camera fa un comico sermone, poi si calma ad arrendersi ai colpi di bastone ed il pubblico applaude ridendo allegramente. Ma io d'abitudine non voglio dare il tutto di me nella romanza che naturalmente il pubblico aspetta, l'arioso dei pagliacci. Io stavo provando i pagliacci in questo momento. Mi piace aggredire il pubblico dove lui non se l'aspetta, ossia per esempio in questo brano qui. Un tal gioco, credetemi, passa generalmente inosservato, ma è l'anticipazione del dramma che avviene sul teatrino nel secondo atto, quando Nedda, Tonio e Canio svolgono la grande tragedia e Canio uccide Nedda. In questo punto è la spiegazione di tutto questo dramma. Ed è appunto questo che io, davanti allo specchio, ho voluto controllare le mie espressioni, se sono sufficientemente drammatiche, se il mio occhio è abbastanza vivo, se l'atteggiamento volutamente istrionico, lassù, pagliaccio, la sua sposa, quasi con un senso di sadismo. È vero, lui immagina la sua sposa che fa l'amore con un altro. È una spiegazione che soddisfa enormemente il pubblico ed è l'anticipazione del dramma. Anche nell'Otello, per esempio, che è la mia opera preferita, a me piace curare i particolari. Per esempio, il pubblico generalmente aspetta l'esplosione massima, come è giusto e come è logico, nell'esultate, perché l'esultate... Esultate la ragaglia musulmano! E questo è logico che il tenore lo debba fare con pienezza dei suoi mezzi vocali. Però io dove curo maggiormente sono i punti che generalmente vengono trascurati. Per esempio posso citare il finale del secondo atto, quando c'è il giuramento fra Iago e Otello. Giurano di vendicarsi, Otello giura di vendicarsi di questo affronto che ha avuto da Desdemona, e questo duetto viene anticipato da tre sangue che sono talmente importanti perché delineano il personaggio di Otello nel suo massimo furore, come per esempio il primo deve essere quasi sommesso e soffocato, il secondo più forte, il terzo addirittura un grido isterico: sangue, 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 e si inginocchia e giura. Questo è uno dei tanti particolari che io curo, certo non è il solo, e per questa ragione lo specchio mi è molto utile. Del Monaco prima diceva che il pubblico bisogna aggredirlo, coglierlo di sorpresa. E lei dal pubblico non ha mai delle sorprese? Beh, guardi, io cerco sempre di presentarmi al pubblico in piena forma vocale. Mi impongo dei sacrifici perché la mia voce sia sempre in piena efficienza. Però qualche volta può succedere dei incidenti tecnici. Per esempio, qualche tempo fa cantavo l'Otello a Verona. Il regista, per ottenere un effetto scenico, fece bruciare una quantità enorme
di zampironi per creare del fumo, della nebbia in cui Otello doveva arrivare, è vero, con la spada sguainata cantando appunto le esultate, e questo fumo mi bruciò le corde vocali. Io finì il primo atto abbastanza bene, però si vede che la gola ne subì un'alterazione, è vero, tanto che io ho dovuto sospendere lo spettacolo per un'ora. Il pubblico naturalmente poi tumultuava, gridava, fischiava. Lei si immagini 20.000 persone in arena che fischia e che urla, immaginare in quale bolgia infernale. Quando sono venuto fuori all'inizio del terzo atto, il pubblico seguitava a fischiare perché chissà cosa pensava, magari che facesse un capriccio. Invece non era affatto vero, io non mi sentivo bene. E il pubblico dice: un momento signori, mi fischierete dopo se canterò male. E così è finita la rappresentazione, ma l'ho finita. È vero che i giovani si allontanano dalla lirica? Beh, guardi, io questa cosa non la posso assolutamente affermare. Recentemente io ho visto che i giovani accorrono allo spettacolo come le persone di età, è vero. Posso dire piuttosto che i giovani si allontanano dal teatro quando non esiste il richiamo, ossia non c'è il mattatore in teatro, ossia un tenore che abbia delle possibilità straordinarie o vocali o artistiche, o il soprano o il baritono che sia. Questo, per conto mio, manca oggi, ossia manca. C'è, ma sono pochi. Anche se non lo dice, Mario Del Monaco è certo oggi il mattatore della lirica mondiale. Tra una tournée e l'altra si riposa a Lancenigo, vicino a Treviso, con la moglie Rina e i due figli, Giancarlo e Claudio. Nella villa, accanto alla quale ha fatto costruire una piscina dalle misure olimpioniche, il re delle Ugole d'Oro ha raccolto premi, medaglie, diplomi, onorificenze e un gran numero di ritratti che illustrano i personaggi del suo repertorio, da Sansone a Radames, da Otello a Cavaradossi. E vive tra giade e porcellane cinesi, mobili rari, quadri fiamminghi. Alcuni quadri portano la sua firma. Se non fosse diventato il mattatore della lirica, gli sarebbe piaciuto, confessa, essere il mattatore della pittura. Signora Rina, è facile essere la moglie di un tenore? Non direi, perché lei può comprendere che il tenore ha due personalità, una sul palcoscenico e una nella vita. Però certamente quella del palcoscenico è talmente forte che influenza anche la sua vita. Allora suo marito è un mattatore sulla scena e anche in famiglia? Sì, veramente è un carattere piuttosto accentratore, è appunto un uomo imprevedibile, in quanto delle volte, non so, o va a letto alla sera alle 8 e vuol fare la vita di un contadino e si alza la mattina presto, oppure un'altra sera non vuol mai andare a dormire, poi si addormenta un'ora, poi si alza, dice: Rina, ho pensato che quei mobili in salotto non vanno bene, e che quell'altro tavolo va spostato, che quella console ha bisogno di essere messa in quell'altro posto, e allora bisogna alzarsi in fretta e furia, mettersi la vestaglia, scendere, magari per 2 o 3 ore, come è successo 2 sere fa, e ci siamo messi a spostare tutta la casa. Poi si torna a letto, poi magari lui si riaddormenta immediatamente, e poi dopo si risveglia da capo, magari sono le 5, le 6 di mattina, e vorrebbe, dice: ma come, qui tutti dormono ancora? Mario, non ti sei ricordato che fino a poco fa abbiamo smosso la casa, quindi adesso bisogna dormire? Ah già, è vero, allora ritorna. Dipende, insomma, è un uomo che va così, a impulsi, a momenti. Insomma, lui vuole che tutti in questa casa si preoccupino di lui. Ah sì, sì, senz'altro. Lui vuole che tutti si occupino di lui. I nostri, diciamo, i nostri desideri, le nostre necessità sono sempre in seconda linea. Ed è geloso dei figli? Oh sì, piuttosto. Sì, in un senso che possa sembrare vero cattivo, geloso nel senso che non vuole che noi ci si dedichi troppo ai figlioli. Io, so, quando erano piccoli, la cameriera, la governante, tutti si dovevano dedicare esclusivamente a lui. I ragazzi proprio dovevano avere il puro necessario. Ma questo secondo lei perché? Beh, io credo perché è un uomo che ha anche bisogno di molto affetto, ha bisogno di essere considerato e insomma si sente un artista anche a casa, è un tenore. A un certo punto si sente proprio il perno dello spettacolo familiare. Circa un anno fa lei ha avuto un incidente automobilistico piuttosto grave. Ha inciso negativamente sulla sua carriera? Beh, dal lato vocalistico posso dire che ha inciso favorevolmente perché la voce ha riposato, ma dal lato naturalmente psicologico è stato veramente uno shock che ancora mi porto dietro le conseguenze, perché la gamba era ridotta in frantumi, il femore era rotto in 2 volte e qui la gamba in fratture varie, 5-6 pezzi era ridotto. E naturalmente quando stavo in clinica
Tutte le sere mi avevo delle impressioni allucinanti. Sognavo sempre la stessa cosa durante la notte. Sognavo l'ultimato di Carmen. L'ultimato di Carmen, Don José che correva dietro a Carmen, implorando: Carmen, è tempo ancora, non mi lasciare, non mi abbandonare. E io mi trascinavo questa gamba a pezzi. E tutte le notti si ripeteva questa angoscia. La mattina mi svegliavo e mi veniva da piangere. Devo confessare questa mia debolezza.